Lunedì pomeriggio a Santa Barbara è stata intitolata la scuola primaria Rita Borsellino, sorella del giudice Paolo. Momento significativo per ricordare la figura dell'ex membro del Parlamento europeo alla presenza della figlia Marta Fiore, del dirigente USP Filippo Ciancio e della dirigente scolastica Francesca Ippolito. A me piace pensare mamma qui oggi. Mi piace perché mamma adorava i bambini, è sempre stata circondata. Noi eravamo siamo tre figli ed eravamo sempre in mezzo a una nidiata di cugini e la mamma era la regina di tutti questi bimbi. Quindi pensarla qui con questi bambini è quello che proverò a fare oggi. Donare a questi bambini un pezzettino della mia mamma per fargliela sentire come una persona vicina, ecco. È sempre una grande emozione pensare che un posto dedicato a dei bambini o comunque alle nuove generazioni sia dedicato alla mamma, perché in qualche modo è lasciare non tanto un esempio quanto una testimonianza. La mamma diceva sempre, dice, non parliamo di esempi, non parliamo di eroi, non parliamo di persone lontane, parliamo di testimoni, di gente che ha vissuto la sua vita normalmente, nella vita di ogni giorno, professando i valori in cui ha sempre creduto e in cui è stata educata. Ecco, intitolare un luogo di educazione, soprattutto una scuola elementare. Una scuola primaria di un territorio difficile che ci diciamo, rende attenti da parte del provveditorato, ovviamente ancora più qualificato il fatto che le sia stato attribuito un nome eccellente con questa nuova intitolazione. È una giornata felice, sicuramente siamo contenti e onorati di poter intitolare il nostro plesso della scuola primaria Santa Barbara a Rita Borsellino. Ha un valore particolare questa intitolazione perché la scuola ovviamente qua a Santa Barbara è l'unico presidio istituzionale presente, un presidio di legalità. I nostri ragazzi sono stati naturalmente preparati a conoscere la personalità di Rita Borsellino. E naturalmente il tutto si inquadra all'interno di quelli che sono i valori che la scuola vuole dare ai nostri giovani alunni, che sono anche i cittadini del nostro territorio. E quindi è un momento particolarmente felice sicuramente per tutti noi. Speriamo che rimanga nella memoria di questi ragazzi a lungo sicuramente. Speriamo appunto di poter intervenire sul loro percorso, per aiutarli a intraprendere una vita serena, felice, consapevoli delle loro scelte e sicuramente dei buoni cittadini.